Achille Grandi è stato un nostro fondatore, è stato il fondatore e il primo presidente. Anzitutto è stato un lavoratore, per la più parte della sua vita ha lavorato, ha organizzato i lavoratori attraverso i sindacati, ha fondato organizzazioni per la tutela del lavoro. Poi ha fondato anche le ACLI nel momento in cui si era deciso di trovare un'associazione che potesse formare i sindacalisti cattolici all'interno del sindacato unitario, che a quel tempo era la CGIL, unico sindacato di tutti. Ha fondato le ACLI nel 1944, è stato il primo presidente, è durato relativamente poco perché per una brutta malattia nel 1946 scompare. Noi oggi cerchiamo, spero non indegnamente, di conservarla, di portarla avanti. Non gli era mai stato dedicato alcunché di significativo in sede nazionale, e allora abbiamo pensato di, nel momento in cui riscoprivamo le radici, oggi è il 28 di settembre, 71 anni fa ci lasciava Achille, abbiamo pensato di dedicargli la nostra casa, che è la sede delle ACLI nazionali. È un grande bene per noi, perché è stata costruita con i sacrifici, è stata acquistata con i sacrifici degli aclisti, e dagli anni 70 in avanti è la nostra sede, molto riconosciuta, è un palazzo molto alto, molto bello qui nella zona di Trastevere, e allora abbiamo pensato che potesse essere l'occasione per dedicargli casa nostra nel 71esimo della sua scomparsa. Oggi è convocata anche la direzione nazionale, per cui abbiamo fatto questa piccola cerimonia, e ci fa molto piacere che adesso questo palazzo sia dedicato a lui. Guarda, più che un ricordo diretto, io ho un ricordo indiretto tramite la moglie, nel senso che sono stato amico di lei, e lei abitava in periferia di Como, in un quartiere a Camerlata, cioè a mezza strada tra Como e Cantù, due locali, non aveva nemmeno telefono, e a me ha molto colpito il fatto che questa signora modesta, gentile, che era stata moglie di uno che era stato uno dei vicepresidenti dell'Assemblea Costituente, era stato per una decina d'anni parlamentare prima nel Partito Popolare e poi nella Democrazia Cristiana, non avesse una lira sostanzialmente, un po' l'affitto modesto doveva pagare, lo pagavano le ACLI e la CISL di Como. Questo mi ha fatto molto pensare, e soprattutto mi ha fatto molto pensare anche la semplicità e la modestia di questa donna, che diceva che col marito si volevano molto bene, ma praticamente lui non lo vedeva quasi mai perché era sempre in giro a fare incontri, fare conferenze per dirgli.